Eccoci qua ragazzi, siamo davanti al divoratuono. C'è stato un piccolo problema con l'elgato, arrivato a 5 minuti di registrazione ha avuto un blocco, andava in ritardo, non so per quale motivo. Comunque vi spiego rapidamente, sono arrivato nella zona dei Nora, dove ero all'inizio, precisamente a culla della madre. Ho fatto fuori alcuni delle eclissi, alcune macchine corrotte, fino ad arrivare al cuore della madre, dove intanto vado a prendere la batteria e c'è questa missione principale, e abbiamo trovato questo divoratuono corrotto. È partito il video, non so se lo sono riuscito a catturare perché sembra che si sia bloccato, sembra che si bloccava, cioè si è bloccato l'elgato. Ho subito fermato e ho ripreso qui, dove combatterò contro questo divoratuono corrotto insieme anche in ora, e speriamo che non si blocchi più, perché non lo so, vedremo. Difficilissimo, raga. Noi abbiamo solo aiutato. Però ne ho combattuti anche senza le loro armi. Per la loggia. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Io adesso sgattaiolo dentro, che voglio andare a cercare la batteria. Hai salvato la tribù. Meglio di qualsiasi audace o capoguerra. Felice di vedere che stai bene, Varl. Tu come ti senti? Dopo la prova, tutte queste morti ora sono finite. Per ora, ma questa era solo una battaglia, Varl. Altri ci attendono. Bene. Finché combatterai al nostro fianco, immagino che ce la faremo. Sentiamo se c'è qualche sopravvissuto. Quanti sono sopravvissuti all'attacco? Quasi tutte le matriarche. E molte famiglie si è lodata la dea. Ma che culo. Ma gli audaci? Solo in pochi. E molti di loro sono feriti. Questa è la prima volta che il nemico ci pugnala in questo modo. Perfino i Karja nei giorni rossi non sono mai riusciti a entrare nell'abbraccio. Beh, il nostro nemico sarà anche entrato.
ma non ne uscirà mai più. E questo grazie a noi. Parlami dell'attacco. Che è successo? Hanno colpito da oriente. Le nostre sentinelle hanno visto gli assassini. Hanno detto che al loro fianco marciavano sterminatori, corruttori e altre macchine impazzite. Ci siamo schierati e li abbiamo accolti con le frecce. Ma questo non li ha fermati. Poi siamo tornati alle porte dell'abbraccio per resistere. Erano in troppi per noi. Alcuni si sono nascosti nella montagna. Hai delle ferite gravi? I lividi passano. Le ossa guariscono. Non voglio una canzone di caccia, Varla. Stai bene? Il corpo è ferito, ma nulla che possa impedirmi di combattere. Ok, parliamo. Devo entrare nella montagna. Le matriarche saranno felici di vederti. Sicuro, ma non sono venuta qui per loro. Allora, per cosa? Lo vedrai. Ok, procediamo. Però prima di parlare con Tirsa, voglio trovare assolutamente la batteria. Essere in una di queste stanze. Lì la porta è chiusa. Forse qua. Se l'ho trovato subito, ti dirò. Che cool. L'ho trovata. Batteria. Un'altra batteria. Me ne serve ancora una per raggiungere l'armatura antica che ho trovato. Che culo. Ecco, l'ultima che mi manca è la Nord, che probabilmente mi ci manderà con le missioni. E questa armatura è veramente potente. Questa armatura non so se puoi indossarla, eh? Cioè, vi spiego anche il perché. Perché è veramente potentissima. In pratica, a parte la bellezza che è molto bella, però è un'armatura che in pratica attutisce i colpi. Cioè ti colpiscono, non subisci danni. Se ne subisci in continuazione, dopo un po' ti si toglie l'armatura ed è come se non avessi nulla. Però se aspetti un po' si ripristina. Quindi poi, se sei attento e prendi botte ogni tanto, non subisci mai danno. Questa è una cosa abbastanza buona. Però noi procediamo. Andiamo, il video va abbastanza bene, perché l'elgato ogni tanto ha degli stimoli negativi. Fa lo stupido a volte. Perfetto, procediamo. Guarda quante luci. Aloy, sei tornata. Teb. Aloy. Oh, finalmente sei tornata. Non solo è tornata, ma ha affrontato molti nemici per raggiungerci. Là fuori ha abbattuto un divoratuono corrotto, ha fermato l'assedio. Come ci è riuscita? Grazie al volere della madre. Sei tornata per conferire con la dea, Aloy? Sì, immagino che sia così. Credo che funzionerà stavolta. Sorelle, non possiamo permetterlo. Per causa sua la nostra tribù rischia l'estinzione. Che stupida. E se volesse risvegliare suo padre, il demone vuole completare la nostra distruzione. Dobbiamo fermarla. Lansra, è finita. È ora di farsi da parte. Non voglio farti male. Se c'è una cosa che ho imparato fin dalla prova, è che al mondo esistono mali peggiori di te. Brava, così si fa. Finalmente. Non sono nessuno ste matriarche. Attendere i dentiscan. Adesso tutto. La madre sia benedetta. Errore. Registro alfa corrotto. Correzione. Registro alfa ripristinato.
Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Tome. È autorizzata a procedere. Hanno visto la Madonna. Ciao. Lei grandissima che mi è sempre stata vicino. Fiducia al massimo. Ed è anche una nonnina carina. Ma l'altra proprio... un sciafun. Occhio non affogare, in quel blu profondo. Benvenuta in Lizia, culla 9, Nidiata 1. Lizia, Nidiata 1, quindi ci sono anche altre nidiate. Vedo che sei dentro. Immaginavo che ti saresti fatto vivo. Possiamo iniziare? Non mi sono mai fermata. Madonna! E qui? Bambola abbandonata. Quindi è questa, Ilizia. Allora, è qui che sono nata. Dove sei stata creata? Questioni genetiche... Cioè, qui scopriremo davvero che cavolo... Allora era qui. Dove sei nata, sì. Camera e taccuino, ok. Facciamo come negli altri. Li apro, li leggete, così non perdiamo molto tempo. Ma perché? Guarda lì i disegni. Essere superiore. Qua c'è tanto storia presente anche. È passato un altro giorno. Vuoi dire che la luce è calata? Non voglio andare a letto, madre. Lo so, ma è il momento di riposare un po'. No, oggi sono il re, faccio quello che voglio. Voglio vedere il sole vero. No, luci e fotografie! Presto lo farete, bambini. Presto! 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 Multiservitore. C'è una novità... C'è una novità che non abbiamo visto finora. Robot umani. Come Silent. Comunque, ragazzi, io adesso... devo fermare perché c'ho la batteria della fotocamera che sta andando a farsi benedire. Devo caricare la videocamera. Interrompo qui il video. Così dopo abbiamo tutto il tempo di visionare. Visioniamo questo qua come ultimo. Che è la solita. Queste sembrano culle. Le culle di un centro culla. E quelle... cose, i multiservitori, si prendevano cura di loro. Non c'era nessun altro. Però erano dei robot, cioè non erano umani i multiservitori. Che sia questo il progetto della dottoressa Sobek? Ok, sì, interrompo qua il video perché c'è la videocamera veramente... ai minimi termini, poi dopo non registra neanche più in HD, verrebbe una merdata. Fermo qui. Nel prossimo video esploreremo Lizia, culla numero 1. La storia si infittisce. Ci sono anche questi androidi, umanoidi, perché le macchine abbiamo capito, con diversi animali, però gli umani non li abbiamo ancora visti, a parte Silent sul mento e la testa che c'ha qualcosa che fa pensare ai droidi o androidi,
Che figata, ragazzi, che figata. Ci vediamo nella prossima puntata. Manca poco alla fine, sono certo di questo. Presto anche l'armatura scomoda. Ciao, belli.